In questo video andremo a vedere come creare e come inserire, collegare le conversioni personalizzate all'interno degli 8 eventi misurabili nel nostro sito web qui sul Business Manager di Facebook. Io sono Mirko Del Filo, da anni mi occupo di formazione nel mondo di Facebook, Facebook Ads e Digital Marketing ed oggi andremo a vedere appunto come aggiungere queste conversioni personalizzate ed è la continuazione del video che ho già realizzato qui su YouTube che vi consiglio di andare a vedere prima di andare avanti all'interno di questo video, che è quello relativo alla verifica del dominio più la configurazione degli 8 eventi web, perché come ben sapete adesso con gli aggiornamenti di Apple iOS 14 siamo obbligati all'interno del Business Manager a verificare il nostro dominio web, ok? E quindi in questo video troverete tutta la procedura, ma nello stesso tempo potremo andare a monitorare solo 8 eventi all'interno del sito, che sono eventi generalmente di conversione che possono tornarci molto utili per poter capire essenzialmente cosa sta accadendo attraverso appunto il pixel. Però sappiamo bene che oltre i classici eventi che ci mette a disposizione Facebook stesso, noi possiamo andare a creare le nostre conversioni personalizzate all'interno della voce specifica nell'origine dei dati di Facebook e quindi capite bene che una volta che abbiamo creato la nostra conversione personalizzata, vogliamo poterla monitorare. Tutto questo lo vedremo dopo la sigla. Ok, eccoci qui. Prima di andare avanti, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi in anteprima contenuti preziosi come questo, soprattutto per chi fa business e per chi lancia pubblicità a pagamento con Facebook e Instagram. Vi ricordo che sul canale troverete sempre contenuti relativi al mondo di Facebook, Instagram, YouTube, digital marketing, social media marketing. Detto questo, andiamo all'interno appunto della sezione Origine dei dati sul Business Manager. Non c'è bisogno di farvelo vedere, è abbastanza semplice raggiungere questa sezione. Poi dobbiamo andare all'interno della sezione Conversioni personalizzate. Una volta fatto questo, si aprirà una schermata come questa. Questo è un business manager che ho creato ad hoc per questi video, ok? E come potete vedere, io ho creato questa conversione che si chiama chiamata prenotata, che essenzialmente è una conversione che mi permette di andare a monitorare tutte le persone che prenotano una chiamata all'interno del sito web, ok? Specifico dove ho appunto inserito il pixel. Quindi, comunque, da questo punto di vista, ripeto, dovete verificare il dominio, dovete innanzitutto creare il pixel, installare il pixel, verificare il dominio. Iniziare ad aggiungere i vari eventi. Vi ricordo che tra i vari eventi non per forza devono esserci eventi di conversione come Purchase, come Contatto, come Add to Cart, eccetera, eccetera, ma anche il semplice evento visualizzazione dei contenuti dovete poterlo monitorare, magari, ecco, lo potete inserire all'interno appunto di questo monitoraggio degli eventi. Quindi molto importante da fare. Una volta fatto questo, dovete naturalmente andare a creare la conversione personalizzata e quindi di conseguenza vi basterà cliccare su Crea conversione personalizzata. Quello che dovete fare qui è assegnare un nome alla conversione, quindi date il nome, dovete inserire una descrizione, non è obbligatorio, ok? Ricordate che questo serve solo a voi. Naturalmente il nome vi serve anche e soprattutto quando dovete andare ad inserire questa conversione personalizzata all'interno delle pagine del vostro sito web. Io in questo video non vi farò vedere come si fa perché non è un video tecnico da questo punto di vista. Vi voglio far vedere come si crea e poi come si va a inserire all'interno del monitoraggio, va bene? Però considerate una cosa che se volete andare a monitorare una conversione personalizzata nella pagina dove avviene questa conversione personalizzata, nel caso specifico di questa conversione chiamata prenotata, io vado a inserire naturalmente questo evento all'interno della Thank You Page, perché io ho la opt-in page dove le persone lasciano i dati e quindi prenotano la chiamata e poi finiscono all'interno di una thank you page, dove in questa thank you page vuol dire che se una persona atterra è perché ha prenotato la chiamata, ok? Quindi da questo punto di vista, quello che dovete fare appunto è installare poi naturalmente questa conversione all'interno della pagina specifica. E quindi dipende se state utilizzando WordPress, se state utilizzando WooCommerce perché avete un e-commerce, Shopify, Wix, non lo so che tipologia di piattaforma state utilizzando, ma ogni piattaforma naturalmente ha le sue regole. Potete sfruttare anche Google Tag Manager che vi dà una grossa mano da questo punto di vista. Ok, sono andato leggermente avanti, ho già inserito i dati così vi posso spiegare in maniera molto più veloce. Come abbiamo detto, abbiamo inserito il nome dell'evento personalizzato. Della conversione personalizzata all'interno della sezione nome e la descrizione è facoltativa. Ora immaginiamo il portale di buildybrand.com, il portale di formazione della mia azienda. Immaginiamo che all'interno di questo portale c'erano solo 3 corsi di formazione.
Corso 1 da 3,97, corso 2 da 6,97 e corso 3 da 5.000 euro. Capite bene che ogni corso di formazione è un corso a sé, con un prezzo diverso e con dei dati che vogliamo monitorare in maniera differente. Quindi naturalmente abbiamo i dati totali dell'e-commerce e poi i dati singoli di ogni corso. Ecco, la conversione personalizzata ci permette di capire come sta performando naturalmente ogni singolo prodotto. Quindi vado ad inserire naturalmente il nome del prodotto, seleziono il pixel. Vado a inserire l'evento di conversione di mio interesse, in questo caso l'acquisto, ma come potete vedere posso andare a creare conversioni personalizzate di inizio acquisto, contatto, aggiunta a carrello, eccetera, eccetera. Però considerate che al massimo poi sono gli 8 eventi che potete andare a monitorare all'interno di un pixel, quindi inserite gli 8 più importanti, ok? Andiamo a inserire il link dove avviene naturalmente questa conversione, quindi nel caso di un prodotto, ok? La thank you page successiva all'acquisto, ok? Quindi dove c'è il dettaglio dell'ordine. E io ho messo un link così al volo solo per farvi vedere come si fa. E poi possiamo inserire un valore di conversione per andare a monitorare meglio quello che sta accadendo. In questo caso immaginiamo che questo corso, il prodotto 1, costi 397 euro. Quello che dobbiamo fare è cliccare su Crea. Una volta fatto questo, come potete vedere, avremo creato appunto, la vediamo qui in alto, la conversione personalizzata e Facebook ci dirà questo. Una volta creato l'evento, Facebook stesso ci dirà che dobbiamo aggiungere questo evento di conversione personalizzata all'interno della misurazione degli eventi aggregati. Quindi dobbiamo cliccare su Accedi alle configurazioni web, ok? Ed ecco che ci ritroviamo nella classica schermata che possiamo raggiungere attraverso il pixel. Vi ricordo il video che potete andare a visionare sul mio canale. Io vado qui, quindi vado sul dominio verificato. Clicco su Modifica eventi ed ecco che mi ritrovo naturalmente all'interno della schermata. Vi ricordo una cosa fondamentalissima, che naturalmente quando aggiungiamo un evento o quando comunque andiamo a verificare il dominio e quindi una volta verificato il dominio vogliamo aggiungere gli eventi, alcuni eventi potrebbero non apparire immediatamente, quindi potrebbero volerci un po' più di tempo, ok? Quindi su questo non vi preoccupate, soprattutto quando sono eventi nuovi. Io quello che vado a fare è cliccare su aggiungi eventi, vado a selezionare il pixel, ok, e come potete vedere io qua mi ritrovo tutti gli eventi, ma non mi ritrovo ancora l'evento in questione, cioè l'evento relativo appunto all'acquisto prodotto 1, essenzialmente perché in primis ancora non è attivo, ok, essendo che l'ho aggiunto adesso al volo con voi non si vede, ma soprattutto l'ho appena creato, quindi ci potrebbe volere un po' più di tempo per poterlo vedere. Però mi raccomando, nel momento in cui avete creato la conversione personalizzata, deve essere creata bene, la dovete installare nel sito e dovete verificare che sia attiva. Quindi, per ricapitolare, quello che dobbiamo fare è andare all'interno della sezione conversioni personalizzate, aggiungere la conversione personalizzata attraverso il pulsante Crea conversione personalizzata e una volta aggiunta la dobbiamo integrare all'interno del nostro sito web e il semaforo deve diventare verde, deve essere attivo come vediamo qui in sovraimpressione chiamata prenotata. Naturalmente se il pulsante in questo caso, quindi lo stato è grigio e non attivo, significa che ancora non possiamo andarlo a integrare poi all'interno degli eventi del nostro pixel, ok? Della gestione eventi del pixel. Quindi mi raccomando, dobbiamo trasformare il tutto in semaforo verde. Una volta che è verde, andiamo all'interno delle impostazioni del business manager, ci basterà andare all'interno dell'origine dei dati, conversioni personalizzate e selezioniamo la conversione personalizzata di nostro interesse e su risorse connesse deve essere collegata all'account pubblicitario di nostro interesse, quindi dovrebbe apparire così, significa che è tutto ok. Ed infine andiamo all'interno della gestione eventi, qui abbiamo i vari eventi, ci basterà cliccare su aggiungi evento. Selezioniamo la conversione personalizzata e poi andiamo a scegliere l'evento personalizzato. In questo caso è la chiamata prenotata che già abbiamo, infatti ci dirà appunto Facebook che è duplicata, quindi non c'è bisogno di andarla a inserire, però essenzialmente si inserisce in questo modo. Vi ricordo naturalmente che al massimo possiamo andare a monitorare 8 eventi, comprese le conversioni personalizzate. Direi che con questo video abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se avete dubbi o domande, lasciate un commento qui in basso. Lasciate un bel like al video e condividete questo video all'interno dei vostri social network. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Qui da Mirko Delfino è tutto. Ci vediamo all'interno di un prossimo video. Ciao e a presto!